Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Bracca e sono un appassionato di orologi. Sembra di essere tornati indietro nel tempo, anzi sembra che il tempo lo sia passato da un certo punto di vista. Sono qui con Giulio Chiossone della Chiossone Luxury Watches di Bari Buongiorno. e sono tornato. Questa è una seconda puntata insieme dopo diversi anni. Ne Un paio parlavamo di anni più o ieri. meno, Sì, sì. durante la pandemia sono stato qui Sì, da te. in un'estate, in una di quelle poche momenti di tranquillità. Sì. Abbiamo realizzato, se vi ricordate, anzi se, no, se ve lo siete perso, andate subito a recuperarlo, un video insieme un po' con le tue idee, i tuoi orologi proposti, vi ho portato all'interno della sua attività. Abbiamo deciso di realizzare un altro video insieme adesso e come punti cardine di questo discorso, di questa intervista che voglio realizzare insieme a te oggi, c'è diciamo il tema dell'attualità. Adesso stiamo vivendo un momento abbastanza delicato per il mercato, un momento di grande cambiamento. In questi ultimi anni le dinamiche, i protagonisti, insomma, è tutto diverso rispetto Molto. all'intervista che abbiamo realizzato, sembra ieri, ma sembra un altro mondo ormai. Per gli orologi sì, assolutamente. Quindi ho pensato di, ecco, fare un'intervista al professionista. Portando quella che è la sua esperienza riguardo il mercato, le tendenze, tutti i cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi anni e di cui la community continua a discutere ardentemente. Quindi abbiamo preparato, tra le altre cose, un po', di pezzi che Giulio ha in vendita qui in negozio, che non saranno i protagonisti, ma che potrebbero essere magari degli esempi da prendere in esame durante i nostri discorsi. E niente, quindi io ti farei la prima domanda. Allora, tu che cosa ne pensi della situazione attuale del mercato, cioè qual è la tua esperienza da commerciante? Beh, una situazione difficile da leggere oggi, complessa, molto dinamica, a volte forse troppo dinamica, una situazione che muta così rapidamente da necessitare aggiustamenti continui, perché ci sono delle referenze che salgono, ma ahimè, ci sono delle referenze che E ne scendono. sono scese molte ultimamente. Esatto, e quindi bisogna calibrare bene. Con questo studio, permettimi il termine, ovviamente vai ad analizzare un po' quelle che sono le tendenze e cerchi di fare i tuoi pronostici su come si evolverà per capire dove scommettere, che vuol dire cosa comprare, banalmente. Parto da un presupposto: non esiste per me, non conosco chi vince sempre. Già uno che ci azzecca, mettiamola così, l'80% delle È già un volte, fortunato. bravo! Bravo. Bravo, ok. Può anche succedere di non prenderci, quindi bisogna mettere nel conto che in un momento particolare di grande evoluzione come questo può succedere di tutto. Ovviamente i più bravi se la cavano e stanno in piedi e qualcun altro soffre di più. Questo fa E parte tanti credo della natura. abbiano sofferto, tanti che magari avevano cominciato da poco hanno preso una bella bastonata. Sì. E diciamo, nei momenti di crisi c'è sempre la pulizia del mercato, la selezione del mercato, ecco, mettiamola così. E quindi succedono anche queste cose. Però, a parte questo, dove non voglio spaventare nessuno perché è ciclico anche quello, come l'economia, cioè i momenti di alti e i momenti di basso, anche il mercato degli orologi funziona così. Quindi chi ha un po' di esperienza, almeno decennale, sa che non è la prima volta e non sarà l'ultima, succederà di nuovo, tra qualche anno torneranno a salire, avremo di nuovo momenti di in auge, di picco, con boom di mercato e poi ci saranno di nuovo momenti, diciamo così, di crisi. Fa parte Di della natura, strappo. sì, fa parte della natura delle Ecco, cose. voglio fare un esempio di quelli che c'è qui sul Vai. tavolo. Se c'è stato, allora non è esattamente lo stesso modello perché questo è un materiale prezioso, Certo, parliamo di un Daytona in oro in bianco. oro bianco, però lo prendo comunque in esame per parlare del suo modello principale, quello che ha visto le più grandi speculazioni, La versione in acciaio. classico Daytona in Sì, acciaio, ecco. sì, sì, sì. Quello, ecco, durante la nostra precedente intervista era un orologio che sembrava non potesse mai avere fine come quotazioni verso l'alto. Avevo un hype incredibile, è vero, è Cioè, vero. non mi ricordo precisamente le quotazioni, ma bene o male si parlava di 40.000, E andavano 35.000, sempre salendo e andava. hanno continuato a salire anche dopo che ci siamo visti. Assolutamente sì. Abbiamo raggiunto picchi anche superiori ai 50.000. Quindi sì, c'è tutto questo discorso. Oggi le quotazioni sono sicuramente ridimensionate. Però anche lì io voglio fare dei distinguo. Il picco alto
E poi il crollo, se vogliamo chiamarlo crollo, nell'arco di meno di un anno va tagliato via come un eccesso di mercato, nel senso che bisogna nel grafico, nella curva, bisogna proprio tagliare via la punta. Perché Perché non è reale, cioè è stata non una fase speculativa legata ad altri elementi di mercato. Quindi tutto quello che è successo in quei mesi non era mercato reale. In quei mesi c'è chi ha guadagnato e c'è chi ha perso, c'è chi ha guadagnato molto e c'è chi ha perso anche molto, però Ma in non entrambi i tutti casi. Daytona venivano venduti a quel prezzo, non era un No, prezzo. in quel momento voglio dire, tu non potevi vendere a meno perché sarebbe stato sciocco, anche perché non avresti potuto ricomprare a meno. Quindi il prezzo era, il problema è chi comprava, non comprava colui che se lo metteva al polso, se non rarissimi casi. Comprava lo speculatore, l'investitore. Noi anche qui in negozio abbiamo passato un tempo non brevissimo, fatto poco più di un anno, dove la stragrande maggioranza dei clienti non erano collezionisti, non erano amatori, erano speculatori, gente che l'orologio al polso neanche lo voleva provare, non gli interessava, aveva Sapevano che bisogno. c'era l'azione da comprare e poi Bravissimo, volevano esatto. comprarlo. E forse probabilmente è il ritirarsi, la fuoriuscita di questo genere di persone che poi ha causato il crollo immediatamente Ma dopo. guarda, è semplice, è come succede in borsa. Se un titolo inizia a scendere, la maggior parte Scappano. delle persone vende e quindi scenderà di più. Okay? Il cosiddetto rimbalzo tecnico. Quindi quando tutti comprano per investimento quell'orologio, l'orologio continua ad alzarsi. Quando Tutti lo tutti vendono. vedono che uno ha abbassato il prezzo, l'orologio scende. E soprattutto l'orologio all'improvviso da essere un orologio iper richiesto. Inizia a dire no, aspetto, e se scendo ancora lo devo comprare al prezzo giusto. Lì si innesca un vortice, una spirale negativa del Perché si prezzo. spegne quella magia dell'orologio a segno circolare Ma questo succede a solo circolazione? nei fattori speculativi, Certo. quindi solo con le referenze che possono dare adito alle speculazioni, solo nei momenti di mercato dove la grossa parte di acquirenti sono speculatori. Se tu compri un The Just per rimanere in casa Rolex, ma se cambi Maison ne potremmo fare mille di esempi, sul The Just questo problema non Ma esiste. perché il valore di quell'oggetto, anche nel secondo polso, nel mercato parallelo, è comunque più legato all'oggetto stesso, alla concretezza e alla realtà dell'oggetto Ma di di cui stiamo fatto il The Just non è parlando. crollato. Infatti, ma il problema di... Però non era neanche mai andato su. No, ma il punto è quello, cioè il problema di tanti orologi è che ormai avevano raggiunto delle quotazioni che avevano perso il contatto con la realtà, con il senso logico dell'oggetto orologio. Un altro esempio riguardo questo, e penso che me lo confermerai, è il vintage. Il vintage ha un altro genere di mercato ed è un mercato che può aver risentito per qualche punto percentuale, lo dimostrano anche tutti i grafici, però ha tenuto. I più grandi e importanti orologi, stiamo parlando di Rolex in particolare, nel vintage, gli sportivi, sono ancora lì come quotazioni, hanno dimostrato di essere, da un certo punto di vista, anche in un momento delicato come questo, un vero bene rifugio. Assolutamente sì, e lì io Non invito, speculativo. esatto, invito tutti quanti a fare una grande differenza tra le poche referenze delle varie marche, che siano De Mar, Patek, Rolex e compagnia bella, dove è possibile e qualcuno fa speculazione, e il mercato vero degli orologi. Sono due cose ben diverse, perché molti tendono a confondere che in base a come tira il mercato del Daytona, allora tutta Rolex o tutto il mercato degli orologi addirittura Deve segue quella andare in quella tendenza. direzione. No, non è vero. Tutti gli orologi hanno una loro storia, anche dal punto di vista economico. Se tu li studi, hanno dei grafici diversi all'interno della stessa maison Anche e all'interno dello stesso modello. ha voglia quando cambia la referenza. Certo, le riedizioni e tutto quanto, assolutamente sì. È per questo che io dico, bisogna studiare le cose. Chi vuole fare l'investimento in orologi, ed è dal mio punto di vista sano farlo, lo deve fare studiando il mercato e non il mercato guardando appunto il Daytona. No, studiando il mercato e cercando di capire un attimino l'andamento generale e poi entrare nello specifico. Selezionare molto bene i modelli, le referenze, dove puntare e analizzare il percorso storico, a livello di quotazioni che hanno fatto questi, cercando di proiettarsi un attimino a fare una previsione per il futuro. Così sì, ha senso investire. In alternativa è troppo facile farsi del male.
è troppo facile sbagliare, perché non si hanno dati, uno va sulle sensazioni, le sensazioni io non ci credo, ecco, poi se sei fortunato, per carità, ma io non sono uno scommettitore, io non gioco di al totocalcio, roba del Superenalotto. Quindi men che meno lo fai in un campo che studi da anni, no, come quello dell'Ordine. No, assolutamente, assolutamente. E qui invece ho un'altra domanda che apre un'altra pagina. Che cosa ne pensi invece proprio degli stimi ufficiali e dei loro aumenti in questi ultimi anni? I loro aumenti che pare siano senza fine. Beh, non volendo commentare l'etica di questi aumenti, che poi ognuno la può vedere come vuole, anche in base all'effetto che ha sul proprio, perché chi ha comprato magari 2 anni fa vede un aumento del proprio valore, chi invece vuole comprare adesso ovviamente deve spendere più soldi. A prescindere da questi aspetti, la logica che sta dietro agli aumenti è una: ormai quasi tutti i grossi brand fanno parte di gruppi enormi che sono legati al mercato azionario, con le logiche del mercato azionario, quindi di redditività, di sharing a fine anno, degli utili, profitti e compagnia bella. Ora, in un momento dove l'inflazione è salita, loro devono produrre di più, devono fatturare di più, devono creare più utile. Diciamo, il mercato azionario pretende questo da loro e loro devono o aumentano la produzione o alzano gli stimi o fanno entrambi, ma insomma devono fare più soldi. I volumi sono rimasti bene o male gli stessi di prima? Sì, sì. Quindi pochi hanno aumentato la produzione, pochissimi. Quindi sia di produzione che di vendita, bene o male i dati sono quelli, e quindi l'unico modo probabilmente che hanno è tirare sul prezzo. E quindi con questo cosa voglio dire? Oggi viviamo un momento di aumento, ma l'anno prossimo ancora è prevista un'inflazione a livello mondiale abbastanza alta, ci saranno sicuramente ulteriori aumenti e tra 2 anni ancora. Tutto questo sarà sostenuto fin quando l'economia generale andrà in questa maniera. Su questo ne sono molto sicuro. E aggiungo una considerazione mia, rispondi come meglio credi rispetto a quella che è la tua esperienza. Non credi che dal punto di vista del nuovo, che è un qualcosa che magari ti riguarda relativamente, ti riguarda in parte, proprio a livello concessionario nuovo, non credi che questi aumenti prima o poi porteranno ad uno strappo? Ad uno stop di queste vendite? Beh, stop no. Il rischio che possa esserci una disaffezione da parte del pubblico all'acquisto del prodotto è sicuramente un rischio esistente ed è un rischio che i brand calcoleranno necessariamente. Io credo che cercheranno sempre di trovare il giusto compromesso. Vedremo piuttosto diverse novità, perché un modo per rendere sostenibili gli aumenti è creare sempre qualche novità. D'altronde un po' le abbiamo già viste. Ci ricordiamo un annetto e mezzo fa il boom dei quadranti verdi. In generale tutti i quadranti colorati. Esatto. Tutte le maison avevano realizzato un quadrante verde. Perché? Per un discorso di moda? L'altrologia non è mai andata così dietro e così rapidamente dietro le mode. Non è quello. Il discorso è: creo un'ulteriore versione, vendo altri orologi, la nuova versione, soprattutto nella fase iniziale, ha un grande hype, ha una grande richiesta e quindi mi aiuta a vendere, e se ho alzato il listino mi aiuta a sostenere quel listino alzato, così tante altre cose. Quindi secondo me vedremo tante piccole novità in continuazione. Rolex quest'anno per la prima volta ha presentato un orologio fuori dalla data canonica di presentazione in fiera, il Daytona Le Mans. È stato un successo clamoroso. Ma perché Rolex fa questo? Perché fuori dalla data canonica? Secondo me perché ha bisogno di anche un po' distrarre l'attenzione dall'effetto aumento prezzi, da quello che può essere pericoloso per loro, e lancia novità. Non so come andrà sui prezzi, ma io mi aspetto come strategia, diciamo, di contromisura, quella di tirare fuori tante piccole novità in continuazione. Sì, quello me lo aspetto. Per tenere alta la soglia di attenzione. Assolutamente sì. Ok. Allora, te tratti un target di orologio tendenzialmente verso il lusso. Il lusso, bene o male, si dice spesso, non conosca crisi, da un certo punto di vista.
questo è un momento particolarmente complesso dal punto di vista economico, quindi ti chiedo, il tuo settore vede effettivamente una crisi, a parte quelli che possiamo definire crolli, ma comunque parliamo di orologi che, pur avendo avuto dei riposizionamenti, dei ridimensionamenti di prezzo, rimangono comunque inaccessibili per i più, quindi è un mercato che secondo te ha una crisi? Guarda, io non parlerei realmente di crisi, io parlerei di un riassetto, di una modifica, di una variazione forte, sostanziale. Abbiamo cambiato completamente il target di riferimento come clientela, ripeto, passando da una fase dove avevamo gli speculatori a una fase dove abbiamo i collezionisti, gli amatori, coloro che mettono al polso l'orologio. Abbiamo cambiato completamente la tipologia di orologio più richiesto, passando dalle referenze cosiddette hot, quelle dove c'era speculazione, quindi il classico Daytona, Pepsi e compagnia bella, ok, a referenze invece di utilizzo quotidiano, quindi molto Datejust, molti Omega, molti Cartier, tutti orologi che possono dare emozioni. Io dico nel semplice, mettiamola così. Okay. Un Santos, ad esempio. Un Santos spazio, nuovo, ha più spazio oggi rispetto a qualche anno fa. Sicuro, sicurissimo. Okay. Perché è un orologio da vivere, bellissimo, comodissimo, ma da vivere. Non è un orologio da speculazione. Cioè, nessuno compra un Santos perché per dimenticarselo tra tre anni varrà il doppio. Cioè, eh sì, è aumentato forse il culto dell'orologeria, degli appassionati, esatto, anche in questa direzione. Esatto. Quindi da un certo punto di vista forse questo riassetto ha portato un effetto positivo, cioè ha portato in auge magari alcuni orologi, proprio perché gli altri sono diventati inaccessibili, forse da un certo punto di vista ha portato altri ad emergere. Ma guarda, la loro per assurdo, luce. Quelli che erano inaccessibili, che hanno avuto il crollo, che quindi, perché ti costano ancora tanti soldi, ma sicuramente molto più facile da ottenere rispetto a prima, per assurdo quegli orologi oggi sono estremamente meno richiesti rispetto a quando costavano tanti soldi. Non confondiamo la gente che compra l'orologio per metterlo al polso con il valore di mercato, il prezzo banalmente. Sono due cose che non hanno una correlazione diretta, anzi a volte sono inversamente proporzionali. Penso che ci sia solo una chiave di lettura. Il lusso è un settore che sta bene, ok, ma il lusso ha una grande prerogativa, la qualità. Quindi se vuoi operare nel mondo del lusso, devi operare per puntare alla più alta qualità possibile, anche e soprattutto nel secondo polso, è fondamentale. Ecco Giulio, mi ricollegherei al tema di cui abbiamo parlato all'inizio del video per farti un'altra domanda, no? Ossia del crollo di alcune referenze, sia dal punto di vista dell'interesse che dal punto di vista delle quotazioni, in un momento come questo dove però magari si sta virando verso un altro tipo di gusto, verso un altro tipo di tendenza, verso magari orologi meno luccicanti, meno appariscenti. Quindi dove si sta andando da questo punto di vista? Perché almeno lato community, lato watch enthusiast, lato appassionati di orologi, anche non solo in Italia, si va sempre di più verso l'orologio chiave vintage, l'orologio discreto, l'orologio anche di piccole dimensioni. Quindi lo stai riscontrando anche tu nel mondo reale sull'Italia? Sì, partiamo dal presupposto, con le dovute proporzioni, ma è un po' come l'abbigliamento. Difficile inventare qualcosa di nuovo, molto più facile si scoprono determinate, esatto, cose, far riandare di moda qualcosa che era già in auge anni prima. Nell'orologeria hanno riproposto questo stesso concetto. Partiamo sempre dai brand, perché sono loro che danno gli input al mercato. Tirare fuori un modello nuovo per un brand è difficilissimo. Riuscire ad essere sicuri di un lancio di un modello con una cassa completamente nuova, innovativa e quant'altro, che debba avere successo, che debba piacere oggi, è un rischio enorme. Certo. Mentre invece rivisitare un orologio, esatto, o riproporre un vecchio modello che già ha avuto successo anni fa, è molto più affidabile come progetto di marketing. Cioè, tu quindi credi sia anche una scelta da un certo punto di vista comoda? Assolutamente sì. E lo è, perché si vanno a riprendere design inventati da qualcun altro in passato, che hanno funzionato in passato, che continuano a funzionare. Guarda, nel vintage, e quindi lo rifaccio e è un successo
anticipato. Assolutamente, è un po' come tutta la serie degli omaggi o degli orologi che prendono ispirazione da. Quanti Hamilton prendono ispirazione da orologi più Tutti. famosi, importanti? Bravissimo. E così via, altre, ho fatto un O comunque esempio quanti banale. Hamilton dall'altra parte prendono ispirazione da Hamilton vintage o hanno magari elementi come le dorature, la Bravissimo. patina giallita. Ora è evidente che Rolex, Audemars, Zenith non possono prendere ispirazione, che ti devo dire, da Chrono Suisse, va bene? Certo. Però da dove la prendono questa ispirazione? La cosa più facile è scavare nella propria Dalla propria storia. storia. È proprio l'elemento più diretto e comodo che hanno, quindi io lo vedo abbastanza normale. Dall'altra parte però va registrato che il mondo degli appassionati, il mondo di chi indossa gli orologi, Sta ha cambiando. capito che stavamo andando anche lì verso una direzione di eccesso, casse troppo grandi, O tra casse troppo spesse. esatto, poco comodo, poco comfort, Poco indossabile. esatto. E quindi ha detto, alt, facciamo un passo indietro. Cioè, torniamo un attimino alle origini, sì, da un punto di vista di design, di stile, quello che vuoi tu, ma anche da un punto di vista Di di... utilizzo vero? Sì, esatto. A me sembra scontata come cosa, ma sembra non esserlo per molti, cioè forse sta un po' passando quel concetto di compro l'orologio perché voglio averlo o compro l'orologio perché voglio indossarlo. Quindi un orologio, qui voglio farti anche, per fare proprio un esempio pratico di questa situazione di mercato attuale, Omega Seamaster, questa è una cassa da 42 mm, un orologio di successo, un orologio che piace. Che però è nato in un momento diverso in questo caso il nuovo Tudor Black Bay con il bracciale Jubilee da 41 mm, ma potrei anche fare l'esempio del Black Bay 58. Sono due orologi simili, come diciamo utilizzo, sono due diver, ma nati in Certo. due contesti molto diversi. Questo è un orologio figlio degli anni 90, un po' dove è iniziata la tendenza verso l'ingrandimento, verso le forme moderne. Giusto. Questo è un orologio moderno nelle concezioni, di era ceramica. Questo invece è un orologio che sembra un vintage. Sono Sì, due ha un espressioni gusto retro diverse. forte. Sì, quindi è un orologio che assolutamente ha la sua iconicità. È un orologio apprezzato, il Seamaster 300. Però secondo me ci sono altri modelli in Omega, sempre parlando di divers, che in questo momento intercettano di più il gusto moderno. E trovo che da un certo punto di vista, qual è l'icona di Omega? Lo Speedmaster. Il Seamaster 300 non riesca a rappresentare la storicità e la solidità di un marchio di orologeria che da un certo punto di vista l'orologeria è anche sinonimo di tradizione, di storicità. Un orologio come questo secondo me oggi è un po' fuori tempo massimo e quindi aspetto da un certo punto di vista che si vada un pochino in questa direzione, anche su questo modello. No, non Che condivido. cosa hai da dire? Non condivido, Non perdonami su condividi? questo, ma No, non ma condivido. siamo qui apposta per avere il tuo Perché confronto. per me il Seamaster numero uno è un grande orologio. Numero due è un orologio fatto veramente bene. E numero tre, nel suo concept, nella sua nicchia di mercato, secondo me ha un grande perché. L'unico rischio è quello di cui abbiamo parlato prima, i continui aumenti di prezzo che lo fanno andare. Potrebbero far andare fuori mercato Fuori da un... fascia Eh reale. sì. Quello è l'unico Ormai rischio che vedo. quanto viaggia di Adesso listino? siamo quello lì cinturinato a 6200, la versione col 6200. bracciale 6600. Ricordo però quando si parlava di 3000, 4000, mi sembra Esatto, ieri. esatto. Non è proprio ieri, ma è pochissimi anni fa. Pochissimi Pochissimi anni anni fa. fa. Questo è un aspetto da Anche considerare, lo perché sai... Speedmaster, dopo tutto. Esatto, lo Speedmaster, mamma mia che aumento. Speedmaster è oltre che raddoppiato, direi. Sì, assolutamente sì, Quasi triplicato, direi. nell'arco di meno di un decennio è raddoppiato, meno di un decennio. Ma d'altronde il concetto è semplice, se tu pensi che ogni anno dobbiamo fare minimo più 5%, allora, costa 100 euro, 105, benissimo, 105 non è 110, è quasi 111 se fai le percentuali, poi aumenta sempre di più. E tu ti ritrovi che quel più 5% nell'arco di poco ha fatto il 60%. E quindi se ti giri indietro e ti guardi, dici, oh mamma mia, mi sono perso qualcosa. No, purtroppo il tempo crea questo effetto. E oggi ribadisco, anche a causa del discorso inflattivo, che non coinvolge direttamente
l'orologeria, perché non sono aumentati mica in materiale, o quantomeno in parte stato... sì, ma non fino a quel punto. Sì, esatto. Ma è un discorso proprio di borsa, di quotazione, di quant'altro. In entrambi i casi, in entrambi gli esempi, che ho fatto su due orologi di grande vendibilità e di grande indossabilità. Quindi per me sono due orologi furbi. Partiamo da questo presupposto, sì. Sul Omega, ma anche su Tudor, sai, su Tudor forse giustifico un pochettino di più l'aumento dei prezzi, perché Tudor sta dando anche un'innovazione, una spinta in più, che Omega l'ha dato negli anni scorsi. Cioè, certo. Omega, quando è passato al coassiale, ha dato quello sprint tecnologico. E ora tutto, e allora, lo fa con i suoi movimenti di manifattura. Esatto, bravissimo. Ma sai, in quella fase che tu alzi i prezzi, è abbastanza giustificabile. Mm-hmm. Ma dopo, quando ormai... è entrato nella produzione normale, cioè adesso è normale parlare di un coassiale per Omega, non è più un il modello particolare, no, il calibro particolare, no, è normale, sono tutti così, quindi giustifichi meno un continuare ad alzare i prezzi. Tudor è in quella fase, quindi tu dici, beh, vabbè, però sai, c'è il calibro bello di manifattura, anche la certificazione Meta, se qua e là e su e giù, e quindi vabbè, ci sta che hanno alzato un pochettino il prezzo. Tutto qua, però sicuramente anche loro non smetteranno domani mattina di alzare i prezzi, e quindi non è che domani mattina tirano fuori l'ennesimo modello nuovo o calibro nuovo o caratteristica nuova, quindi questo effetto andrà finendo anche per loro. Però a prescindere da tutto, sono due orologi che io potrei consigliare e che comunque io vendo molto bene, che hanno sempre il loro spazio. Assolutamente sì, chi li compra poi è soddisfatto. Perché poi, certo, sai, anche lì una cosa importante per noi commercianti è la soddisfazione del cliente. Perché il cliente torna se, quando ha comprato l'orologio a te, è un orologio che non gli ha dato problemi, che l'ha fatto felice, che nell'indossare è stato comodo e quant'altro, allora torna a comprare un altro orologio. In alternativa, associa giustamente, per certi versi, no, l'orologio non mi ha soddisfatto, neanche il venditore. Neanche l'esperienza dell'acquisto. Esatto. Quando magari il venditore, ma se tu che sei venuto che mi hai chiesto quell'orologio, io ti ho dato quello che mi hai chiesto. L'esperienza ci porta anche a questo, a cercare di consigliare il cliente verso quello che può renderlo realmente più felice. E non solo da un punto di vista meramente economico o di gusto di quel momento. No, perché chiaramente questo va considerato, ci sono mille tipi di clienti diversi, probabilmente ognuno con le sue esigenze. E quindi probabilmente anche la mia visione... che è quella di comunque vintagista o comunque di appassionato a cui piace indossare, a cui piace scoprire la storia dei modelli. Cioè, magari questo è il mio piccolo punto di vista, quando in realtà ce ne sono tanti altri. Quindi tu dal tuo punto di vista... Il mio, per esempio, non è un punto di vista personale. Mm-hmm. Il mio è un punto di vista di esperienza commerciale. Certo. Cioè, io parlo in base al mio campione di clientela, che fortunatamente è abbastanza largo, ma comunque un campione. Cioè, non posso dire no, tutto il mercato è così. È uno spettro di tanti clienti diversi. Esatto. Che non sono io e non sei tu. Esatto. Mm-hmm. È proprio quello. Quindi qualunque opinione va sempre presa un pochettino con le molle, anche dalla persona più razionale, più saggia, tutto quello che vuoi tu. Però è sempre una visione parziale. Mm-hmm. Non sarà mai una visione totale. Quindi io dico, io non ho ragione, forse neanche gli altri. Ecco. Mettiamola così. Invece, ecco, parlando nel dettaglio di quella che è la scoperta, la riscoperta dei diametri contenuti, o comunque il ritorno all'apprezzamento degli orologi di dimensioni umane, degli orologi leggeri, sottili. Ecco, questo è un esempio. Questo è un Royal Oak vintage che qualche anno fa sarebbe stato percepito come magari meno appetibile delle sue versioni maxi, delle sue versioni anche soltanto del famoso Jumbo, o comunque dei più moderni di dimensioni 41 mm. Questo oggi è un orologio che è stato riscoperto, è una misura più apprezzata rispetto a qualche anno fa. Assolutamente sì, sai. Sono 37 mm. Sì, siamo passati a livello di semantica dal concetto di vecchio al concetto di vintage, che verosimilmente sono la stessa cosa, però gli diamo due accezioni completamente differenti. Quindi vecchio è negativo, vintage è positivo. Mm-hmm. Oggi abbiamo una riscoperta sia degli orologi d'epoca, sia degli orologi che riprendono, esatto, d'epoca, come gli esempi che abbiamo fatto prima. Mm-hmm. In questa logica è una tendenza di mercato ormai consolidata, chiara,
non si discute, su quello c'è. A sempre la seconda del cliente, a volte è meglio consigliare il vero vintage, a volte è meglio consigliare invece il moderno ispirato. Che a livello sì, ispirato, che a livello stilistico. Ma anche lì devi provare a conoscere il cliente, perché il cliente che è più delicato, allora magari può puntare al vintage vero. Il cliente un po' più sbadato, è meglio di no, perché corriamo il rischio che abbia una soddisfazione. Non ha adeguata, non ha il vetro zaffiro, tutti i discorsi. Esatto. Ma sono anche calibri molto più delicati, voglio dire, non ci vai a fare la corsettina la mattina perché lo sbagli, certo. Va bene. Mentre invece un orologio moderno... Sono due clienti diversi, non è detto che chi apprezza uno stile esatto. Sia un compratore di Ma infatti io dico, il nostro ruolo è proprio quello, deve essere quello. Mm-hmm. Abbiamo bisogno di interloquire col cliente, di conoscere un minimo il cliente, per cercare di servirlo meglio. Certo. Ok. Quindi io ti dico, orologi che sicuramente oggi stanno ritrovando la loro primavera. Se andrà avanti così, dalla primavera avremo una bella estate. Ma non posso esserne sicuro, perché sai, nel frattempo che va avanti questo percorso, non mi meraviglierei troppo se venisse fuori una nuova tendenza. Una nuova tendenza che sposta l'attenzione del mercato da un'altra parte. Può succedere. Stiamo a vedere, magari faremo un altro video tra un anno, due anni. Ma perché no? Si sta andando. Perché no? Noi dobbiamo servire tutti e non esiste orologio invendibile. Certo. Esiste l'orologio fuori prezzo. Quindi al giusto prezzo si vende tutto. C'è sempre qualcuno che apprezza ogni orologio. A prescindere che per me, per te sia il più bello o il più brutto, non importa, c'è sempre qualcuno che lo apprezza. Fortunatamente il mercato è veramente vasto. Il problema a volte è centrare il prezzo giusto. Con l'orologio sì. Giusto, con il cliente giusto. Esatto. Per fare questo esempio, qua c'è un orologio che magari non è un orologio per tutti, che è un Frank Muller. Questo tra l'altro è un Crazy Hours. Quindi è forse il più apprezzato in questo ultimo periodo tra Frank Muller. Discusso per me da sempre io e l'orologio con cui mi sono sposato ne ho uno identico, stesso modello, per me è un orologio fantastico, però attenzione, non è un orologio tutti i giorni, assolutamente. Ok. Io lo trovo elegante, lo trovo simpatico, lo trovo divertente, ha tante caratteristiche positive, non è versatile, no, e comunque data anche cassa in oro e quant'altro, ha anche un costo non proprio accessibile a tutti, bisogna dirlo in maniera chiara. Però, sommate tutte queste cose, arriviamo al punto, è un orologio con fascino, sì, incredibile, enorme. Quindi ci sarà qualcuno come me che lo apprezza a morire, ma lo vendi solo se hai il prezzo giusto. Certo, magari rispetto ad altri modelli che hanno una quotazione di mercato più solida, cioè quello sì. È un orologio... che deve trovare il suo polso, necessariamente. Deve trovare chi lo ama. E te piace, mi sembra di capire, comunque avere questo genere di proposta sempre in negozio. Cioè non hai allora, a me piace avere ogni tanto, tutte le volte che posso, in base al prezzo, ecco, l'orologio che io amo. Quello è un orologio che io personalmente amo. Perché? Perché se devo... anche raccontarlo, cioè. Non solo, ma se devo consigliartelo... Uh-huh. Perdonami, io parto sempre dal presupposto, il consiglio più bello è il consiglio fatto col cuore. Se devo consigliare un orologio che amo, te lo so consigliare. Se devo consigliare un orologio che a me non piace, ma devo solo venderlo, non so se mi viene bene. Ok? Per me, in determinate circostanze, quello è l'orologio numero uno, il top del top. Poi, ovviamente ci sarà qualcuno che dice, no, a me non piace assolutamente, mai. Rispetto. Però, quando ti dico questo, te lo dico perché... io l'ho fatto. E magari troverai un cliente che è sulla tua stessa lunghezza d'onda. E certo, o qualcuno che magari è indeciso e tu gli porti la tua esperienza personale e dici ok, va bene, ci sta. In quel momento lo capisce. Esatto. Quindi a me piace avere qualche orologio che mi dia sensazione, per non fare semplicemente il commerciante compra vendi. Che ha quello che il mercato in quel momento desidera. Esatto. Che è probabilmente il tipo di commerciante che ha più risentito dell'esplosione della bolla. Sicuramente, perché se punti nella gestione del magazzino tutto il tuo avere sulle referenze che in questo momento tirano, nel momento in cui c'è una brusca virata del mercato, ti puoi fare male. Certo. Senza ombra di dubbio. I clienti li vuoi
formare, li vuoi seguire, o vuoi semplicemente che ti dicano voglio questo e tu glielo dai ed è finita lì. Anche come imposti il rapporto, devo essere sincero. Noi per esempio non abbiamo mai voluto puntare tanto al rapporto a distanza, nonostante che tu lo sai, lavoriamo tantissimo a certo, distanza, ovviamente. Però io voglio assolutamente sempre un rapporto diretto, che sia una telefonata, che sia una chiacchiera, cioè ci deve essere il rapporto umano. Io, sul nostro sito non trovi lo shop diretto, tu non puoi comprare l'orologio direttamente. Devi chiamare o venire qui. No, 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 ti serviamo a distanza, anche se ci chiami da 1000 chilometri non c'è nessun problema, ma ci deve essere un contatto. Qualcuno magari non ha piacere, può succedere, e lo facciamo via WhatsApp, roba del genere, quindi un po' più freddo, ma noi vogliamo il contatto. Io non prendo in considerazione l'idea di mettere una foto di gente che paga una foto e poi riceve a casa il prodotto, incrociando le dita che il prodotto soddisfi quella che è l'idea della foto. Per me non funziona, non è il commercio che voglio io. Ecco. Certo, certo, lo stai raccontando e soprattutto stai vendendo non un insieme di metalli, come dire, componenti, stai vendendo un pezzo che ti deve emozionare. Cioè alla fine tu, io credo che facendo un lavoro come questo devi imparare a capire le persone, devi vendere le emozioni di cui hanno bisogno in quel momento, perché compriamo gli orologi per questo, non per utilizzo pragmatico, non perché ci servono, devi... Ogni cliente deve trovare il suo orologio che lo faccia vibrare, e credo che sia il segreto del vendita. Assolutamente sì. Se il cliente non esce qui col sorriso, abbiamo perso il cliente. Anche se abbiamo fatto la vendita, abbiamo perso il cliente. Quindi è fondamentale che ci sia il sorriso. Numero uno. Bene, bene. Un modo sano per andare avanti. Non speculiamo e compriamo orologi per emozionarci. Niente. Grazie Giulio per grazie questa chiacchierata. E fateci sapere che cosa pensate qui sotto del nostro discorso, se avete delle domande, insomma, per magari fare qualcos'altro insieme. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao.